Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio sul mio canale con Stray. Ora, Momo ci ha mandati in missione, dobbiamo andare, dobbiamo salire sul punto più alto. Bene, piazziamo il ricetrasmettitore in cima a quel grande edificio. Il problema è qual. Ah, eccolo, adesso ho capito qual è il grande edificio. Ok, ci ha avvisato di stare attenti agli Zurk, quindi ovviamente non sarà una passeggiata. Da qui non vedo nessuna possibilità, mi sa, se non quella di scendere con il secchio. Sto provando a dare un'occhiata e. No, a quanto pare devo fare questo giro. Quanto in giù va? Bah, neanche tanto, dai. La gatta sul tetto che scotta, nuovo trofeo. Ok, devo ammettere che il gioco è divertente comunque, ragazzi, ti prende, è un'avventura un po' strana, per me almeno, ma divertente, ecco, su. Oh! Oh, gli Zurk, eccoli là. Io pensavo e speravo sui tetti di cavarmela un po' più facilmente, ma non è così, non è così. Questi maledetti Zurk rompono le scatole anche qui. E io da qui non posso fare nient'altro, quindi che andargli incontro. L'edificio è lì. Non neanche camminare. Eh già. Miagola per attirare i nemici. Adesso vedi, miagolando, quindi li attiro e mi permette di evitarli. Ce ne sono anche qui sicuro. Eccoli là. Ok, quindi dobbiamo evitarli. Strategia, ci vuole strategia, dobbiamo evitare gli Zurk che abbiamo già visto, insomma, all'inizio di questo gioco come possano essere effettivamente pericolosi. No? Un ricordo. La città è disseminata di neon, non è stato sempre così. L'elettricità era rigorosamente razionata, soprattutto nei bassi fondi, ma la gente non sopportava il buio perenne. Un giorno qualcuno accese delle luci arcobaleno, lampade a neon, tutto intorno a casa. Questo qualcuno fu portato via e mai più rivisto. Ma le persone videro un barlume di speranza e di lì a poco tutti presero a decorare le proprie case con luci a palate. Gli oppressori non poterono farci niente, per la gente era un modo di rivedere i colori che le arrivavano l'oltre. Credo fosse consolatorio. Adesso la mia impressione è che qui ci fosse solo il ricordo. Però io forse. Già. Vediamo se la mia intuizione è corretta. Adesso devo semplicemente risaltare qui. Esatto. Pianco i miagoligo, che arriva gli Zurk. Adesso questo lo dovrò sicuramente far rotolare per andare dove però. Di qua non si va.
neanche di qua. Ah no, invece devo andare di là. Ok, penso di aver capito. Vediamo se avevo ragione, ma credo proprio di sì. Esatto. Attenzione. Voilà. Però qua a Zurk non ce ne sono. Allora, sicuramente, guardate sta roba, io voglio anche, sono curiosissimo a capire cos'è sta roba, cosa è successo qui. Però prima, non è che si può salire di là, no, non c'è niente, ok. Oh cazzo! Paletta, porca paletta. Ok. Ok. Oh, porca miseria. Ho fatto un casino. Fatto un casino. Sono pericolosi gli Zurk, eh? Cazzo, la prima morte è arrivata. Dai, che devo arrivare su quell'edificio. Ah, ok, riparto da qua, bene. Allora, devo aspettare che siano tutti qua. Ok, dovrei avercela fatta. Maledetti Zurk. Che poi chissà cosa cavolo sono gli Zurk. Ma è questo l'edificio? Ci sono? Mamma che schifo però. Ma quelli sono evidentemente degli Zurk. E questa qua. E cazzo quanti sono? Io devo salire là sopra. Però, mamma mia, allora, io devo sicuramente salire. Non è vero. Non è detto. Proviamo a buttare giù questo, ma non so. Oh, invece sì. Oh. E qui cosa cazzo posso fare, scusa? Situazione si fa parecchio incasinata. Ok, proviamo. No, in realtà no, per adesso pe pensavo mi avrebbero attaccato.
No, allora, questi sono fermi, non mi fanno niente, però ci sono quelli. Mamma mia. Ma cos'è sta roba? Loro tra l'altro crescono, guardate. Crescono qui gli zork. Chissà che cavolo è successo qui. Allora, qua forse devo attirarli. Ok, devo andare lassù. Non saltano su, vero? No. Vediamo se fanno il giro. Sì, dai. Oh, cazzo. Porca miseria. Ok. E qui. No. Ci sono ancora zork. Per forza. Allora, questo servirà a qualcosa, ma non lo so. Ma in realtà sono qui. E qui la situazione sembra molto simile a quella che ho fatto prima della porta. Direi di sì. Però scusa, qua vuoi dirmi che non c'è niente? E invece c'è, mi sembrava strano. Necocorp si occupavano dello smaltimento dei rifiuti, non lo fanno più. Quando spazzatura dai livelli superiori cominciò a subissare i bassi fondi, provano a sviluppare un batterio in grado di dissolverla. Stiamo forse parlando di come si sono formati quindi gli Zurk? Dopo l'estinzione della razza umana, il batterio mutò, crebbe durando molto più che la spazzatura. Eccolo qui. E così adesso abbiamo gli Zurk. L'avevo detto. Andiamo. Allora, io adesso qui devo. Chiudile, chiudile, chiudile. Bene. Ok. Certo, sono furbo. Cretino, sono arrivato da qua. Sarà dall'altra parte, no? Non mi è così facile capire dove devo saltare, ma vabbè. Non sta a provarci che. Però. Calma. Anche questo può girare? No. Allora, io sono arrivato da qui. E per forza, dove dovrei salire? Dove su? Perché non li vedo più?
Però ci dovete venire. Beh, ma meglio se non vengono, no? Beh, pensavo di doverli richiudere più semplice di quello che credevo. Attenzione. Ah, ok. Vediamo se ci sono zurk. Stiamo continuando a salire. Qui non si vedono zurk, però c'è sta cosa che servirà sicuramente a qualcosa. Dovremmo. Madonna, che schifo. Anche quando ci cammini sopra quel rumore. Ah, ok. Proviamo, dai. Oh, porca zozza. Maledetti zurk. Cazzo, sono rimasti appesi. No, 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 no. Cadete tutti. Mamma, che bestie schifose. Non proprio senso. Però forse ci siamo. No, dai, non ti apri. E quindi? No, scusa. Ma posso? Azzurro non ci sta bon. Ci siamo, piazza tenitore su questa antenna. Ah, ok, su questa antenna sarebbe esattamente qui. Fatto. Bene, adesso dobbiamo rifare tutto il giro e tornare indietro, spero di no. Ah, bene. Guarda che vista, il panorama è meraviglioso da qui. Adesso ricordo, la città era nata come un rifugio. Quelle sembrano stelle, ma sono soltanto delle luci che segnalano l'invalicabile tetto a chiusura della città. L'umanità costruì questo rifugio per proteggersi dall'oltre.
Ma il prezzo da pagare fu salatissimo, nessuno può uscire. L'oltre era un disastro, del tutto arido, inabitabile e pericoloso. Ma se è da lì che provieni significa che è di nuovo sicuro. E la mia promessa non era semplicemente di raggiungere l'oltre, era di spalancare la città. Ah! Ancora non capisco come mai alcuni ricordi mi stiano tornando e altri no. Ma sono certo che adesso è questo il mio scopo, devo spalancare la città. Torniamo indietro e troviamo Momo. Avendo collegato il ricevitore trasmettitore dovremmo essere in grado di ottenere aiuto. Ok, quindi dobbiamo semplicemente un cazzo, però dobbiamo tornare da Momo. Quindi noi dobbiamo andare a spalancare la città che è chiusa per tornare nell'oltre. Ah, ok, cutscene, siamo qua. Ottimo, direi. Bassifondi, seconda parte. Ottimo. E prima di andare quindi a parlare con Momo, che non so dov'è, vabbè, le cercheremo. Vi saluto e andremo nel prossimo episodio questo è un po' più corto, a parlare con Momo e a capire quindi quali possono essere le nostre prossime mosse, di capire se grazie al ricevitore trasmettitore troviamo aiuto, ma riusciamo a parlare anche con i suoi vecchi amici. Chi lo sa? Lo vedremo nel prossimo episodio. Ciao!